sono altri interventi. Questa scuola. Sì, grazie Presidente. Allora, passando alla delibera, direi che per farla la persona più scritto come più inciso, saremo voi questa sera a portare sostanzialmente una risoluzione di intenzione. E il dibattito in questo caso sono riuscito a essere ogni ciò, ma vorrei avere motivi, vorrei sapere quelli che sono stati in tiro, hanno provato queste decisioni, che cosa si sarebbe fatto in quest'area, cosa, se ci fosse stato un interesse della manifestazione in quest'area, se si è potuto parlare di opportunità sprecate, se avrebbero potuto fare mille e più congetture, ma non le farò. Perché mi ha colpito una frase che ha detto l'assessore Bortoli durante la sua rappresentazione, cioè viene ripresentato il piano esteso su tutta l'area con un'altra società. Allora, visto che è stata fatta questa affermazione, chiedo se è possibile a questo punto di avere qualche informazione in più, perché sposta tantissimo, al netto del fatto che andiamo a votare una risoluzione di un contratto che va bene, però diciamo che dovrebbe essere un piano dibattito anche conoscere quelle che saranno le sorte di intenzione rispetto a questo comparto che è sicuramente una delle parti più problematiche della nostra città, quindi faccio questa domanda in una sostanza. Grazie, capogruppo, vediamo se ci sono altri interventi, capogruppo Mignoni. Sì, grazie Presidente, volevo chiedere se la risoluzione consensuale, in questo caso con il soggetto portatore, e per questo tipo di contratto è già la realizzazione, insomma la riqualifica di immobili, la costruzione prevede dei costi per l'ente e uscire il contratto prevede un costo per ambo le parti, ecco, grazie. Qualche altro intervento? Allora, chiudiamo il primo giro di interventi, la parola all'assessore Bortoli per le repliche. Allora, alla fine, nel senso che la soluzione nel nostro caso non ha nessun tipo di onere per l'ente, ha un effetto immediato che è quello di cancellare tutti gli effetti aggregati che abbiamo particolarizzato e, tra virgolette, restituire al soggetto proponente la polizza fiduciaria che era rilasciata nel momento in cui è stata la rosicata della nostra invenzione. Per quanto riguarda invece la risposta al consigliere Pizzazzoni, noi stiamo in questo momento cancellando tutti gli effetti del vecchio piano particolarizzato, compresi evidentemente i vincoli derivanti dalla convenzione che ne faceva parte integrante. Tra le motivazioni che ci vedono favorevoli in questo caso è perché la proprietà insieme al resto evidentemente dei soggetti che fanno riferimento a quel comparto insieme stanno portando avanti un iter che ci permette che deve permettere a loro di presentare una soluzione complessiva di quel comparto ci sei. Quindi è un'iniziativa completamente nuova e che ha e deve avere sicuramente queste caratteristiche, cioè di essere complessivo, di rigenerazione, riqualificazione dell'intero comparto. Grazie assessore Bortoli, passiamo al secondo giro di interventi, se ci sono repliche, passo la parola. Nessuna replica? Eventuale dichiarazione di voto? Lega e il Movimento.
chiedo scusa, esatto, il capogruppo Franceschini. Il signor Presidente, esatto, la vediamo, la sentiamo. Sì, l'avevo detto prima di alzare la mano, non so se mi si è visto. Ok. Quindi ci siamo lì, se la proposta viene approvata dalla maggioranza, potremmo anche rimediare se l'unità, chi è favorevole? Partito Democratico, Attiva, Sento Sicura, Avanti Centro, Fratelli d'Italia, Onore del Centese. Contrari? Astenuti? Si astiene il gruppo Lega? Anche mediante eseguibilità viene approvata a maggioranza. Procedendo per ordine, abbiamo in discussione la proposta numero 51, determinazione in merito al divieto. Assessore Tavia, che cede la parola. Grazie Presidente. La proposta 51 che presentiamo stasera delinea il perimetro dell'oggetto FIER e lo configura con quello che è, ovvero un pubblico servizio che, come indicato in delibera, il Comune ha facoltà di gestire in proprio o se lo ritiene di affidare in concessione secondo le norme che reggono i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si puntualizza quanto è già, in questa delibera si puntualizza quanto è già noto in giurisprudenza, ci si riferisce in particolare nelle premesse della delibera che avete potuto leggere al decreto legislativo 114 del 31 marzo 1998 che definisce la fiera e alla legge regionale del numero 12 del 25 giugno 1999 che dispone chiaramente come i mercati e le fiere siano gestiti dal Comune che assicura l'espletamento di queste attività. Sulla base di questa presa d'atto e in un'ottica evolutiva e quindi di costante miglioramento del servizio, la delibera assegna e affida alla Giunta la definizione della disciplina di questo mercato regolato, appunto, che è la fiera. Grazie Assessore Tardia. A questo punto apriamo il dibattito. Capogruppo Pezzazzoni. Sì, grazie Presidente. Devo dire che si va su un campo abbastanza complesso e fin qui ritengo di non aver avuto grosse, diciamo così, dal punto di vista tecnico, spiegazioni a quanto rassicurazioni, come se io ci sono fuori di pensiero che dicono che si doveva fare uno nuovo, altre che si sarebbe dovuto fare in un altro. Ciò detto, attuando la mia ricostruzione dei fatti, diciamo che probabilmente c'erano in passato due scelte da fare pensiero, o il diritto diretto, o delle facture di bando dell'amministrazione di interesse. L'amministrazione decide di fare l'evidenza pubblica, quindi fare aprire la sua amministrazione di interesse e quindi rivolgersi al mercato. Già qui si apre la prima disagio, cioè siccome 100 è una realtà che può vantare una quantità importante di volontariato e lo stesso volontariato gestisce eventi da tempo, ci si può chiedere se veramente vale la pena, l'opportunità ci sia un'opportunità appunto di andare a rivolgersi al mercato, di quale anche una caratteristica quella ovviamente la corresponsione del momento in denaro a fronte di una dello fine di un conto di volontari. La legge regionale 12 del 99 mi pare dica che l'amministrazione può scegliere se affidare direttamente o andare avanti, quindi se non l'ho interpretato male
capacità decisoria al comune. E se si utilizza la decisione di decidere, se si utilizza la ragione di decidere in giunta, la prima anomalia è perché siamo qui questa sera, anche per il motore del Consiglio Comunale. Cioè, se era una, diciamo così, una competenza di giunta, mi chiedo come mai questa ratifica venga portata in Consiglio Comunale. Voi sapete come la penso sulle ratifiche che vengono a loro volte, ne abbiamo parlato tante volte, sia con questa amministrazione che con la precedente, che nel caso delle deliberazioni fatte con il potere del Consiglio e poi ratificate il Consiglio successivamente, c'è tutto il nostro riservo. Però oggi facciamo una cosa simile, cioè la manifestazione di interesse è stata aperta nel mese di maggio, l'operazione di scelta è ancora in corso, però si viene qui oggi a chiedere al Consiglio Comunale se procedere o non procedere. Quindi questa è la prima importante anomalia che rilevo in questa procedura. Io andrei subito direttamente alla fine, sinceramente, cioè andrei direttamente al punto. Il punto è di rivedere questa delibera, cioè la ritiriamo adesso, ci prendiamo il tempo per pensarci, andiamo in commissione domani e dopodomani, quando volete, portiamo in questa commissione tutti i soggetti interessati appunto allo svolgimento della fiera e prendiamo una decisione sulla fase, ma anche una decisione che porti ad una sorta di pacificazione di quelli che sono in accordo, perché credo sia ormai troppo il parlare che si è fatto di questa vicenda da una parte e dall'altra. Credo che un'amministrazione che dovrebbe avere tanti altri problemi, tanti altri pensieri rispetto a una città complessa come Cento, non possa, con tutto il rispetto, doversi fermare per lavorare, rielaborare cose che già funzionano e funzionano direi bene da anni. Quindi su questo sinceramente mi verrebbe da dire fermiamoci, teniamo un punto, voce ferma, andiamo domani in commissione e cerchiamo assieme ai dirigenti di avere una spiegazione precisa, puntuale, compiuta di tutto quello che è stato detto, delle motivazioni che hanno portato a questa decisione e vediamo da farsi. Però io in tutta sincerità questa sera non mi sento sereno a votare postumo questo delibera, perché comunque per cose di aggiudicazione sono già stati fatti, la procedura è in corso, non capisco perché questa sera dobbiamo venire qui a votare una cosa che di fatto è già stata decisa dalla Giunta. È forse un errore, pensavate di doverla fare con il potere della Giunta, che siete d'accordo che la Giunta non ha questo tipo di potere e che venite a fare una ratifica in Consiglio. Ci sono una serie di condoni, secondo me, che hanno, cioè, non sono stati sereni a votare questa delibera. Quindi faccio proprio formalmente questa proposta di mettere i voti il ritiro del punto all'ordine del giorno e la discussione in commissione da domani appena possibile. Dobbiamo verificarlo, portate pazienza.
teniamo qualche minuto a seduta.